L'universo di Dragon Ball ha vissuto una costante evoluzione e le sue trasposizioni videoludiche non sono state certo da meno e hanno continuato a ripresentarsi sotto varie forme fino ad oggi. Con la nuova generazione ormai alle porte, però, sarebbe più che lecito chiedersi quale futuro attenda i titoli della serie. Abbiamo realizzato uno speciale apposito che risponda a queste domande e per farlo dobbiamo necessariamente parlare dei rappresentanti più iconici della saga, ovvero Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2. Il primo, più classico e tecnico, delizia l'appetito di chi desidera un picchiaduro competitivo, mentre il secondo è un paradiso per i giocatori della domenica. La filosofia alla base delle due produzioni è agli antipodi, al pari delle rispettive strutture ludiche. Grazie ad un Unreal Engine sfruttato alla perfezione, FighterZ è un dipinto in movimento a cavallo tra le due e le tre dimensioni, capace di regalare potenti scariche di adrenalina all'utenza più esperta. Di contro, Xenoverse 2 si rivolge a una più vasta schiera di appassionati, dai giovanissimi fino agli amanti delle esperienze complete. Forte di un numero di lottatori sconfinato, inclusi i volti più illustri della serie Super, la creatura di Dimps è un parco divertimenti a tema Dragon Ball. Il combat system, semplice e funzionale, è perfetto per scontrarsi con gli amici online e offline. In più, c'è anche una storia originale e la possibilità di creare un guerriero personalizzato. I titoli appena descritti incarnano due visioni opposte, quelle che oggi regnano incontrastate, ma potrebbe essercene una terza, rappresentata dal possibile ritorno di Budokai Tenkaichi. L'ipotesi di un eventuale Tenkaichi 4 ci piace moltissimo e un annuncio per Next Gen non è fuori discussione. Del resto, l'interesse per la serie è ancora alto, come dimostrano i numerosi fan project, e non ci riferiamo soltanto alle numerose mod, ma a delle vere e proprie opere a sé stanti. Tra i figli non ufficiali di Dragon Ball ce ne sono due particolarmente degni di nota che meritano di essere brevemente analizzati. Il primo è Dragon Ball Unreal di Edmundshit, mentre il secondo si chiama Raging Blast 3 Fan Wish e assume la forma di un progetto in pre-produzione, pensato magari per attirare l'attenzione di qualche publisher. Costruito con l'engine grafico di Epic Games, l'operato di Edmundshit è ben presto divenuto un caso mediatico. La resa delle aure e dei colpi energetici risulta convincente e sembra tenere conto del potere specifico dei combattenti. Gli eroi hanno la facoltà di trasformarsi o di effettuare la fusione nel bel mezzo dei duelli ed è possibile generare cataclismi ad ogni colpo esattamente come nell'anime. Ovviamente l'anima amatoriale del progetto è palese, ma è impossibile non notare la passione che traspare da ogni pixel. Sulla stessa linea, ovvero quella di Tenkaichi, un gruppo di fan sta realizzando Raging Blast 3 ed è una produzione che va avanti da ben 8 anni. Dapprima era solo un'idea, ma con il tempo il progetto ha acquistato sempre più spessore. La personalizzazione dei guerrieri, unita a una modalità storia all'insegna del free roaming, farebbe da cornice a un'esperienza più realistica, capace di portare il combat system a livello successivo. Gli studi effettuati dai fan dimostrano una realtà ben precisa, ovvero che una consistente fetta di pubblico gioirebbe all'annuncio di un titolo del genere. E qui entra in gioco la Next Gen, che con tutta probabilità tornerà ad avvicinarsi al materiale originale piuttosto che all'iperrealismo di Jump Force. Arc System Works ha dimostrato che è possibile ricreare l'universo di un anime, i singoli frame delle animazioni di FighterZ sono minuziosi omaggi alle tavole del manga, per non parlare delle scene più iconiche. Sarebbe dunque possibile riproporre questa qualità in totale 3D con PS5 e Xbox Scarlett? Noi crediamo di sì. Un vantaggio in termini computazionali consentirebbe non solo un efficace utilizzo dell'Unreal Engine, ma anche il raggiungimento di una tappa obbligata, la riscrittura dei combattimenti. In Budokai Tenkaichi erano presenti diverse combinazioni d'attacco e anche discretamente lunghe, ma erano identiche per tutti i personaggi, al contrario di quanto accade nei picchiaduro competitivi. Differenziandosi dai suoi simili, Tenkaichi restituiva un'illusione di complessità al giocatore, ma senza che questi venisse soverchiato da una marea di possibilità offensive. Riadottando tale visione, l'ossatura degli incontri andrebbe rivista. Ad esempio, l'opponente dovrebbe poter leggere in modo più credibile i nostri attacchi, reagendo in base alla loro intensità e direzione. Inoltre, sarebbe bello che gli scenari subiscano danni irreversibili a seguito delle onde energetiche. In realtà, la distruzione delle arene non costituirebbe una novità in senso assoluto, eppure fino ad ora tale aspetto non è stato approfondito completamente. In più, si potrebbe valorizzare l'istante della trasformazione e nel raggiungere lo stadio successivo, la mutazione potrebbe influenzare anche l'ambiente circostante.
Il coinvolgimento in un Dragon Ball Next Gen dovrebbe passare anche per questi piccoli dettagli, in modo da garantire un impatto scenico senza precedenti. A un comparto tecnico di questo livello basterebbe affiancare le migliori modalità viste nei recenti titoli, più qualche aggiunta sensata. L'escamotage delle pattuglie temporali di Xenoverse offrirebbe molte possibilità per narrare una storia fresca da vivere rigorosamente con il personaggio creato. Come accade in WWE, si potrebbe anche pensare a una specie di sezione commemorativa, utile a ripercorrere i momenti più significativi delle saghe, come ad esempio rivivere la fine del torneo del potere per mano di numero 17. Ciliegina sulla torta, completare con successo gli scontri garantirebbe l'acquisizione di nuovi contenuti per l'editor, aumentando la personalizzazione. Dotare i protagonisti di moveset ad hoc dovrebbe essere tra le priorità, anche a costo di sacrificare la partecipazione dei meno influenti. Per quanto riguarda le modalità secondarie multiplayer, inoltre, fra scontri online e le classiche torri arcade, la longevità del prodotto andrebbe a estendersi a dismisura. Presto potremo assistere all'annuncio di Xenoverse 3 e del sequel di Fighters, ma non possiamo trascurare la filosofia di Namco Bandai. La compagnia è infatti contraria alla reiterazione incontrollata di una serie. Pertanto, prima o poi, ci sarà bisogno di un nuovo futuro per i tie-in di Dragon Ball. Con le prossime piattaforme e la complicità della fanbase, riunire le sfere del drago per riportare in vita Tenkaichi è più che mai possibile.